Noi abbiamo operato una scelta su tre assi principali: il turismo sostenibile, la valorizzazione di prodotti locali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei 44 comuni che fanno parte del GAL, perché non dimentichiamo che il territorio di competenza del GAL Montagna Vicentina spazia dal Altopiano di Asiago fino a Recoaro. E allora, in questa prima fase dobbiamo aspettare l'approvazione da parte della Regione, dopodiché sicuramente faremo delle azioni, visto anche il successo che hanno avuto nella passata edizione, a favore delle imprese, soprattutto del settore ricettivo e della ristorazione. Queste azioni prevederanno in linea di massima un contributo a fondo perduto che può ammontare anche al 40% della spesa ammessa, per cui sicuramente un buon aiuto che può stimolare anche le imprese a effettuare investimenti. Infatti non dobbiamo dimenticare che oggi come oggi in Regione Veneto non sono previsti nessun tipo di incentivo per le aziende delle ricettività e questo ovviamente noi ci dovremo sostituire alle lacune che ci sono già in Regione. A tal proposito, voglio ricordare che con la passata programmazione noi abbiamo fatto l'ultima azione a favore delle imprese sul territorio, stanziando circa 1 milione di euro, per cui tutta la programmazione poi, sia a favore delle imprese sia a favore degli enti pubblici, ha comportato investimenti complessivi per circa 14 milioni di euro. Quest'anno il budget è uguale, di conseguenza speriamo di raggiungere i livelli dell'altra volta.